composizione intera e qui è nella composizione particolare, quindi si vede l'elemento principale che si adatta a canne da 13, canne da 11, Seach, Arbalet Homer, il componente intermedio che va a serrare la boccola d'ammortizzo e il terminale varia in base al diametro dell'asta. Questa è l'ultima versione dei terminali e sono specifici per le aste lunghe, quindi abbiamo il terminale free che si caratterizza per le diverse bussole, sì. 6,5, 7 e 8. Questo è un prodotto nuovo quindi? Sì, questo è uscito a fine ottobre, la particolarità è che può essere utilizzato esclusivamente con le aste nude prodotte da Sigal Sub, sì. Che hanno la caratteristica del foro di retroaletta e non hanno il codolo, ovvero solo una fornitura terminale in modo che l'asta risulta essere molto più filante e molto più veloce. Un'altra caratteristica, diciamo un update del terminale free, è stato rappresentato dal fatto che per sostituire il diametro dell'asta, cioè per sostituire asta, basta solo prendere la bussolina del diametro dell'asta precedente e la guarnizione adeguata. Quindi anche per l'utente finale la semplificazione anche in termini poi economici, perché la bussola più la guarnizione vanno a costare 14,50 euro, invece in precedenza dovendo sostituire il tipo di terminale in base all'asta era necessario, ed è così ancora per le aste tradizionali, era necessario sostituire l'intero modulo terminale, quindi l'intera bussolina, e il costo era 45 euro, quindi la semplicità è stata rappresentata anche da questa innovazione. Perfetto. Poi queste sono le guarnizioni, un particolare che ho voluto sottolineare, sono guarnizioni dinamiche, nel senso che le pareti sono in grado di spostarsi in base alle pressioni esercitate sia dal pistone sia dal mare, e quindi in fase di pesca la guarnizione nel labbro interno sta perfettamente aderente all'asta, in fase di sparo la pressione esercitata dal pistone è in grado di aprire la parete e far uscire l'asta senza toccarla, realizzando un attrito molto vicino a zero. E queste sono la linea di pistoni che abbiamo, sono ultra leggeri e quindi il pistone per canna da 11 pesa 6,5 grammi. Hanno l'incavo per l'inserimento del grasso, si tratta di un grasso a base di teflon al 98%. Esistono nella versione per fucili allagati, ed è questa, con la guarnizione a tazza anche, e nella versione per fucili sottovuoto, cioè senza la guarnizione a tazza.